Giuliano Zucchini, che è il nostro amico, che adesso ci dice cosa stanno vivendo e per quale motivo è giusto che gli diamo una mano. Allora, noi siamo stati praticamente sommersi da 7 metri d'acqua, adesso pian pianino, giorno dopo giorno, cerchiamo di farla passare un po', adesso l'abbiamo fatta arrivare circa mezzo metro. Comincia a essere sempre più fango, però pedaliamo ogni giorno per riuscire a ripulire l'asfalto della nostra pista, tornare a fare allenare le nostre gare. Stiamo davvero dando tutto ogni giorno, perché chiaramente in una situazione così drammatica c'è da rifare le montagne, c'è da rifare i nostri quartieri, la nostra città, migliaia di persone sfollate, ed è chiaro che i canali, quelli grossi, si definino dove è giusto che vadano a liberare. Quindi noi saremo un po' l'ultima ruota del carro e quindi noi non abbiamo parole per iniziare. Stiamo riuscendo a fare il possibile, perché sinceramente io quando è successo che ho visto tutto, non ci credevo. Il giorno dopo, quando mi è esploso il telefono, dai messaggi, poi... Mamma mia, hai sentito un po' via. Sì, sì. Noi ti supportiamo sicuramente, vediamo chi dei nostri amici appassionati, noi diciamo un po' di Gasoline, delle vene, sì, oggi ci supporta. E quindi, grazie.